Nella località Punta Tresino, promontorio al nord del comune di Castellabate, sono state rinvenute 5 automobili bruciate. Diverse segnalazioni in merito a ciò sono partite anche dalla guida escursionistica Danilo Palmieri, attenta sentinella per la manutenzione dei sentieri. Poco più di un mese fa hanno avuto inizio le operazioni di pulizia straordinaria, con il conseguente recupero di un camper abbandonato nella vegetazione. La ditta incaricata al recupero delle carcasse di automobili lungo i sentieri di Punta Tresino, tuttavia, non ha potuto procedere ad eseguire l'intervento il 24 aprile, giorno previsto, a causa di un problema legato al personale interno. In merito a questo argomento, nell'intervista odierna, a farci compagnia è stata proprio il sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri. Stiamo proseguendo quell'azione di bonifica di un sito importantissimo dal punto di vista naturalistico che è Tresino. Abbiamo già alcun tempo fa, non molto tempo fa, rimosso la carcassa di un mezzo molto grande che purtroppo stava lì da tantissimo tempo e quindi attraverso l'incarica di una ditta che appunto preleva e conferisce quelli che sono comunque dei rifiuti particolari, abbiamo rimosso questo. Nel frattempo ci sono state segnalate la presenza di 5 carcasse di autovetture che stanno lì da tantissimo tempo, tra l'altro anche in delle posizioni abbastanza impervie. Quindi avevamo programmato questo per sabato scorso, poi c'è stato un contrattempo con coloro che sono stati chiamati, appunto con la ditta che è stata incaricata del prelievo e del conferimento poi a queste discariche particolari, per cui è stata rinviata ma appena di qualche giorno. È un'azione importante perché alcuni giorni fa si è celebrato il 22 aprile la giornata mondiale della terra e io credo che al di là della parola difendiamo la nostra terra bisogna agire fare delle azioni concrete e io credo che queste sono le azioni concrete anche perché quel sito è meta di tantissimi escursionisti che percorrono i sentieri appunto di Tresino e quindi lasciare questi spettacoli indecorosi in una zona pregiatissima, credo che sia doveroso da parte di un'amministrazione. Io colgo l'occasione anche però per ringraziare coloro che quotidianamente, e mi riferisco per esempio a Danilo Palmieri, che è una guida e che è il custode, potrei dire, la sentinella di questo sito insieme ad altri volontari che ci segnalano tutte le criticità e ci hanno segnalato le criticità presenti in questa zona. Quindi è doveroso lanciare dei segnali concreti, non solamente attraverso le parole, per omaggiare quella che è stata appunto la giornata mondiale della terra. Quindi ci auguriamo di poter portare a termine quanto prima quest'altro intervento.